Mister, una prova di grande carattere e di applicazione qui al Fadini, è arrivata una vittoria per il giorno, la prima sconfitta, e voi insomma in trasferta avete sempre vinto fino a questo momento. Sì, oggi come ho detto prima arrivavamo qua con diverse defezioni, avevamo 10 ragazzi fuori per infortunio, dopo 5-10 minuti pure Buttari probabilmente si è rotto il perone, però niente, abbiamo saputo soffrire contro una squadra importante, una squadra che ha gioco, una squadra che ha idee. Un po' di fortuna anche ci ha aiutato, però la fortuna aiuta gli audaci, chi combatte, chi lotta, e devo fare un plauso ai miei ragazzi perché veramente dopo la bastonata di domenica contro l'Aquila hanno saputo veramente rialzarsi, reagire e fare una partita gagliarda come avevo chiesto loro di fare. Dal punto di vista tattico, grande attenzione nella fase non possesso e poi insomma è arrivata questa perla di Bisegna in avvio di ripresa. Sì, sapevo che non facendolo partire dall'inizio poi avrei avuto dei campi che mi avrebbero potuto alzare il livello della squadra, Bisegna, Pendenza, fortunatamente è andata come pensavo, purtroppo però anche Bisegna poi ha avuto un problema muscolare, quindi è l'ennesimo problema di stiramenti, due domenica scorsa con l'Aquila, oggi Perone, di nuovo stirati, insomma dobbiamo forse rivedere qualcosa negli allenamenti, perché tutti questi problemi muscolari ci danno un campanello d'allarme, ci dicono che qualcosa non sta andando, quindi dobbiamo mettere mano durante la settimana. Poi per il resto ti dico, la squadra ha combattuto, ha lottato, ha saputo veramente reagire alla sconfitta di domenica pesante contro l'Aquila e sono molto molto contento. Mi sembra una giornata decisamente no, è arrivata la prima sconfitta contro un avversario insomma, che vi ha lasciato veramente pochissime occasioni. Sì, ma io penso sinceramente che più che ci ha lasciato poche occasioni, perché soprattutto nel primo tempo, perché poi è diventata una cosa un pochettino più frenetica e quindi meno lucidi, abbiamo sbagliato noi diversi ultimi passaggi, perché altrimenti c'erano i presupposti per diverse occasioni di far male. Però, cioè, ripeto, quello di cercare a tutti i costi il risultato in un modo frenetico forse ci ha limitato un pochettino sulla lucidità dell'ultimo passaggio. Poi noi era da un po' che non venivamo al Fadini, forse il fatto di allenarci sempre al Castrum, la velocità di esecuzione un pochettino cambia, quindi noi continueremo ad allenarci al Fadini sperando di prendere il passo di questo campo, perché è completamente differente dal sintetico. Nel finale ci sono state alcune proteste su un episodio in particolare, poi insomma ne ha fatte le spese anche lei, che è stato espulso. Sì, vabbè, succede nel calcio, non è niente di strano, ho visto una maglia lunga che si allungava, ho protestato in un modo eccessivo e il signore ha ritenuto opportuno che mi allontanasse l'arbitro, io l'accetto, nel senso che naturalmente dispiace, perché dispiace, ma dispiace soprattutto per i ragazzi, perché so quando ci tenevano, so quando volevano far bene pure nella preparazione alla partita, dispiace soprattutto per loro perché ci tengono veramente.